che ci ha spinto a scegliere questo argomento è che ci siamo resi conto che c'è pochissima consapevolezza del contesto in cui appunto i principali attori, gli sviluppatori di codice delle tecnologie digitali hanno rispetto al contesto in cui operano e anche rispetto alla finalità e agli obiettivi di quello che fanno. Per fortuna c'è qualche segnale, diciamo, di tendenza contraria. Ad esempio, tutti avete sicuramente letto recentemente di quell'audizione al Senato americano di una dipendente di Facebook, tale Frances Haugen, la quale ha detto esplicitamente, portando evidenza, di una cosa che sappiamo. Sospettavamo, però, diciamo, detta da una persona all'interno, acquista con evidenza, acquista un altro significato. E cioè che nella scelta di rendere un algoritmo più sicuro, più affidabile, se questo poi comporta una minore esposizione a annunci pubblicitari e quindi minori profitti per l'azienda perché il tempo di permanenza sul sito è minore, l'azienda va nella direzione contraria. C'è poi stato il caso delle due scienziate co-leader di importanti progetti all'interno di Google che sono state licenziate in tronco, erano persone ritenute responsabili diciamo, della parte etica, erano delle ethical advisor di questi progetti e che sono state licenziate da Google perché prendevano il loro lavoro sul serio. Insomma, c'è chiaramente una dialettica piuttosto forte su questi temi. Vediamo anche che nelle università, ad esempio, stanno nascendo dei corsi di computer ethics e non solo, l'Unione Europea sta affiancando nei grandi progetti a persone che sviluppano il codice, sta affiancando la figura dell'ethical advisor. Infatti la ragione per cui abbiamo chiesto a Norberto di partecipare è perché lui incarna questi due ruoli, cioè lui è docente di un corso di Computer Ethics al Politecnico di Torino ed è anche Ethical Advisor di un importante progetto per l'Unione Europea. Incidentalmente Norberto, come me, viene dal mondo Olivetti, non a caso perché Adriano Olivetti, oltre ad essere stato un industriale assolutamente illuminato e antesignano, no, di certo modo di fare impresa, è stato il primo che si è posto, almeno in Italia, il tema della responsabilità sociale d'impresa, quella che adesso viene chiamata Corporate Social Responsibility. Quindi affido il compito di parlarci di questo tema della responsabilità sociale dei computer professionals a Roberto. Grazie. Queste applicazioni, quindi le persone dietro. E la domanda ovviamente chiave è come possiamo sensibilizzare, come possiamo migliorare la responsabilità sociale dei computer professional. Io ho tentato di rispondere a questa domanda con alcune, andando ad analizzare alcune dimensioni che vorrei analizzare insieme a voi. Una è sicuramente la prima, è importantissima, è il contesto storico. Qual è il momento storico che stiamo vivendo? E cercando di capire cosa si sta succedendo. Dopodiché, tre proposte, diciamo, per affrontare questo tema. Una è sulle persone, i personaggi, chi potrebbero essere personaggi da esempio, no? Che potrebbero ispirare le future generazioni di computer professional. Due è come lavorare sui percorsi di formazione, appunto, nelle università. Tre, nelle organizzazioni, nelle imprese, come si può portare avanti questo dibattito. Partirei dal contesto storico. Il contesto storico è ormai noto e non è più, diciamo, un'area dove solo gli specialisti, diciamo, vanno ad analizzare queste cose. Ormai è noto a tutti che l'intero pianeta sta per essere plasmato ed è plasmato dal digitale. Il digitale non è più solo un'area di mercato o una serie di tecnologie usate nelle organizzazioni. Il digitale sta plasmando le nostre vite, quindi tra le 10 più grandi imprese del mondo, le 7 sono le big tech, delle quali 5 negli Stati Uniti, 2 in Cina. E in particolare, quando queste imprese cominciano ad avere un valore di mercato che supera il PIL dell'Italia, come ad esempio il caso attuale, beh, allora dobbiamo porci qualche domanda. È già stata citata prima Frances Haugen, quindi ormai non è più un mistero che la creazione di dipendenza, in particolare nelle giovani generazioni,
di alcune applicazioni del social network non è più un mistero. E allora una delle grandi domande che emerge con prepotenza è: ma se nel mondo fisico le sostanze che creano dipendenza sono normate, perché nel mondo virtuale le applicazioni che creano dipendenza non sono altrettanto normate, in particolare per proteggere giovani generazioni? Quindi il modello di business stesso di queste imprese, che è basato sulla estrazione dei dati e catturare l'attenzione degli utenti, va messo in discussione. Tre o quattro anni fa ci fu un momento di hype, diciamo, dove l'auto a guida autonoma sembrava essere dietro l'angolo, bastava andare in concessionario e acquistare un'auto a guida autonoma. Poi questo tema si è un po' raffreddato, però lo uso come esperimento mentale per provocare appunto le domande che poi possiamo sviluppare in seguito. Questo dibattito era basato sul concetto che io posso in sostanza delegare scelte anche importanti all'automobile, alla macchina stessa. E quindi io nei miei corsi introduco questo esperimento mentale, che è una provocazione ovviamente, dove chiedo gentilmente ai progettisti, io insegno a ingegneri già fatti, dico: guardate, gentilmente vi chiederei, quando progettate l'autoguida autonoma, di avere anche la posizione off della manopola dell'etica, no? Quindi perché se l'auto deve fare delle scelte, diciamo, a questo punto bisognerà, come dice, sostiene qualcuno, incorporare anche nell'algoritmo che guida questa scelta anche l'etica. Allora dico: su quali scuole di pensiero vi ispirerete, no? Dal deontologismo, conseguenzialismo, al relativismo. Dico: io preferirei avere la manopola off. Ovviamente è una provocazione, ma le provocazioni servono appunto per stimolare il pensiero e anche le domande. L'etica è un generatore di domande. In tutto il mondo stiamo vivendo, tutta la comunità degli informatici, siamo più attenti a queste tematiche, sta promuovendo la campagna internazionale per una moratoria sulle armi a guida autonoma, appunto parlando di autonomia della macchina. In questo caso è la macchina che uccide, quindi la delega della scelta di vita o di morte al killer robot è messa in discussione da una coalizione internazionale di organizzazioni. Questo è uno dei temi sul tavolo anche del dibattito a Ginevra, tavoli dell'ONU, perché tutto il mondo civile sta chiedendo alle nazioni che hanno sperimentato, stanno mettendo sul campo armi a guida autonoma, di fermarsi. Ora, Zauber Learning nel 1797, Goethe ce l'aveva già detto con l'apprendista stregone: attenzione ragazzi, quando ci illudiamo di poter delegare una nostra responsabilità a un'entità esterna, succedono dei disastri. Quindi la storia dell'apprendista stregone dovrebbe farci riflettere. Eppure noi non abbiamo ascoltato. Nel contesto storico che stiamo vivendo abbiamo moltissimi esempi, sia sempre in alcuni tribunali, è già avvenuta questa delega alla macchina. Uno dei più inquietanti, però, dal mio punto di vista, è quello inglese, dove hanno iniziato a delegare alla macchina la fornitura di servizi sociali, l'assessment di una persona, la valutazione dei bisogni di una persona a una macchina, e quindi l'algoritmo decide il futuro di questa macchina. Invece che dialogare con un assistente, con un'assistenza sociale, con una persona, dall'altra, con un essere umano, guardandoci negli occhi, che capisce i miei bisogni, no? Deleghiamo alla macchina quale tipo di servizi possiamo offrire a una persona. Alcuni esempi ancora più inquietanti: i disastri del Boeing 747 Max. Come sappiamo, a un certo punto il software ha preso il controllo degli aerei e non ha più ridato il controllo al pilota, e quindi ha tirato sull'aereo, convinto da un errore proveniente da un'informazione errata, che fosse il momento di tirare giù l'aereo. E chi non si ricorda il dialogo tra Dave e Al 9000 nel film 2001: Odissea nello spazio, quando Dave dice: ridammi il controllo, e Al 9000 dice: I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that. La macchina si rifiuta di dare il controllo, che è esattamente quello che è successo in quei 3 minuti terrificanti in cui i piloti di questi aerei ritentavano di riprendere il controllo della macchina.
Che cosa ci sta succedendo? Allora, quello che ci sta succedendo, io propongo questa riflessione che chiamo cedimento epistemologico. Cioè l'umano è preso da questa tentazione di delegare le scelte più faticose, perché in effetti costa tempo, energia e molta fatica anche a volte fare delle scelte, e allora abbiamo l'illusione di poter delegare alla macchina tutto. È ovvio che la macchina ci può aiutare a prevedere, a forecasting, quindi soprattutto con gli occhi della mente, ci aiuta a prevedere scenari possibili, ma previdere è diverso da, per esempio, predicere, quindi a fare anche delle predizioni, annunciare una cosa che avverrà nel futuro. E quindi dopo questo c'è immediatamente dopo quello che stiamo vedendo oggi, è un prescrivere, cioè la macchina non ci assiste più a fare previsioni, non ci assiste più a fare predizioni, ma ci prescrivere, e quindi è un ordine, prescrivere vuol dire comandare. E allora questo scivolamento, questo cedimento epistemologico dove andiamo dal previdere al predicere al prescrivere, ecco, questo è il grande pericolo che stiamo correndo, con l'illusione appunto che la macchina possa prescriverci delle scelte migliori. Ma alcune scelte possono diventare decisioni e quindi essere affrontate col pensiero computazionale e diventare algoritmi. Alcune situazioni degli umani non possono e non devono essere sottoposte solo al pensiero computazionale e quindi delegate a un algoritmo. Questo è il grande rischio che stiamo correndo. E ci stiamo dimenticando che la macchina elabora dati che vengono dal mondo reale, ma già il prelievo, la misura di un dato comporta già una scelta. Il dato è un'approssimazione, una rappresentazione imperfetta della realtà. Quindi già il dato contiene dei bias, contiene delle scelte, contiene degli errori. Il dato e la quantità di dati ormai è talmente elevata che abbiamo bisogno di ricorrere alla macchina per analizzarli e offrirci delle visualizzazioni, delle informazioni, estrarre informazioni dai dati. Queste informazioni possono esserci utili in effetti in alcuni contesti per fare, come dicevamo prima, delle previsioni o delle predizioni. Il passaggio, ulteriore dall'informazione alla conoscenza può avvenire solo tramite l'esperienza. E quindi abbiamo bisogno noi di contare sugli umani che, in base alla loro esperienza, riescono a esprimere un giudizio di fronte a scelte difficili. E allora la domanda è, di fronte a tutti questi disastri che stanno succedendo, siccome questi disastri sono sviluppati da esseri umani, che possiamo definire per semplicità computer professional, la provocazione è che molti mi fanno, dice, ma gli computer professional sono dei guns for hire? Guns for hire, cioè, sono quei personaggi che sfruttano la loro conoscenza, la loro esperienza, il loro talento solo per un guadagno personale e quindi fanno quello che vogliono i loro clienti. Portato all'estremo, il guns for hire è un sicario, è una persona che diciamo, fa quello che il cliente pagante gli chiede di fare. Questo è un esempio portato nel libro recentissimo di Deborah Johnson, uno dei grandi filosofi dell'etica del digitale, quando va a analizzare appunto l'engineering ethics, è un libro fondamentale a mio avviso per inquadrare il tema di oggi. E allora lei pone la domanda a tutta la comunità dei computer professional. Allora, ma è anche vero che molti computer professional si sentono in conflitto mentre applicano le loro competenze per lo sviluppo di applicazioni, diciamo, discutibili e quindi che ritengono moralmente controverse e quindi pongono domande che vanno oltre l'aspetto puramente tecnico, fanno domande sui fini, sugli scopi del loro lavoro, dove si trovano a collaborare. Molti computer professional considerano la loro conoscenza e l'esperienza solo come una delle loro caratteristiche e quindi non sono individui isolati che operano in modo individuale, ma sono membri di una comunità professionale e quindi questa comunità professionale ha una responsabilità sociale, è consapevole del contesto applicativo dei progetti e quindi una grande attenzione, all'interesse pubblico, all'ambiente e così via. Quindi che fare a questo punto per riuscire a migliorare questo tipo di comunità di computer professionale? E a questo proposito, come dicevo nell'indice iniziale,
si possono individuare almeno tre grandi dimensioni. Una prima dimensione, che è quella delle personaggi esemplari, quelli che chiamiamo pneumatofori, i portatori di ispirazione, no? I pneumatofori sono personaggi che nella loro vita, con il loro esempio, possono rappresentare, diciamo, ispirazione per le giovani generazioni. Io cito sempre Leonardo da Vinci, che nel 1506 già lui si poneva il dubbio, la domanda, dice: ma la mia conoscenza, la mia competenza, se è usata, per esempio lui aveva appena inventato il sottomarino e non voleva divulgarlo proprio perché aveva già intravisto quello che oggi chiamiamo un dual uso del sottomarino, non solo per indagare i fondali marini, ma anche per uccidere altri umani. Quindi Leonardo da Vinci, pensate, nel 1506 già poneva questa domanda che ci stiamo ponendo oggi noi rispetto al digitale. Rispetto al digitale, invece, il primo, il fondatore della cibernetica e della computer ethics stessa, è considerato Nobel Wiener. Nel 1947 lui fu uno dei primi scienziati dei computer a rifiutarsi di collaborare con i militari, con le applicazioni militari dei computer. Ma forse il primo vero ethical hacker, cosiddetto René Carmille, che nel 1944 lavorava al servizio della demografia francese. E a quel tempo i servizi della demografia erano basati, i censimenti erano basati sulle schede perforate, sulle schede meccanografiche. E i nazisti usavano questi servizi per fare i censimenti e per, diciamo, selezionare tramite la religione, diciamo, gli ebrei da mandare campi di concentramento. René Carmille manipolò le macchine meccanografiche, quindi in modo da non stampare la colonna 11, quindi che indicava la regione. Quindi con questo diciamo hack su una macchina da esperto dei primissimi computer, riuscì a salvare molti ebrei dai campi di concentramento. Purtroppo morì appunto anche lui stesso in un campo di concentramento perché venne arrestato. Ecco, René Carmille usò la sua competenza per salvare vite umane, la sua competenza agli albori dell'informatica. Wesemum, un altro personaggio esemplare della nostra storia degli informatici, negli anni 70 prese un po' l'eredità di Wiener, anche lui. Wesemum era docente all'MIT e tra l'altro Wesemum è anche uno dei padri dell'intelligenza artificiale. Il primissimo chatbot Eliza venne scritto proprio da Wesemum, il quale proponeva quello che a cui accennavo prima, suggeriva: ragazzi e ragazze, siamo attenti, teniamo divisi cosa intendiamo per decisione e cosa intendiamo per scelta. Decidere può essere un'attività computazionale, quindi può essere programmata. La scelta è il prodotto del giudizio, non del calcolo, e quindi è la capacità di scegliere che rende noi umani. Quindi la domanda di fondo: l'umano cosa vuole essere, o se vuole restare umano? Un altro pneumatoforo molto importante è Severo Einstein, uno dei storici, davvero uno, forse uno dei computer professional più famosi della storia dell'informatica. Lavorava già all'MIT nel 55, uno dei pionieri di Internet, alla Bolt, Beranek e Newman, che fu l'impresa che nel 69 ha preso il contratto della DARPA per il disegno della prima Internet. Fondò la Computer Professional for Social Responsibility, appunto la CPSA, e fu lui uno tra i primi a dire che nel mondo dell'informatica, nel mondo dei computer professional, bisognava migliorare l'attenzione al contesto applicativo. Molti colleghi dicevano, lavoravano a testa bassa, non prestando molta attenzione alle conseguenze sociali che stavano sviluppando. La Computer Professional stessa ha prodotto moltissimi materiali e tra i fondatori, ricordiamo Mattia Friedman e Terry Winograd, due grandissimi personaggi, chi si occupa di Human Computer Interaction conosce perfettamente queste persone sui libri dei quali abbiamo studiato. Cosa proponeva la Computer Professional for Social Responsibility? In estrema sintesi, involvere in una discussione pubblica, una discussione sull'uso della tecnologia in sistemi critici, in applicazioni critiche, il mettere in discussione il mito della infallibilità delle tecnologie, quindi i limiti della tecnologia,
e sfidare l'assunzione che diciamo, quello che appunto dicevamo prima, il cedimento epistemologico, che la tecnologia da sola possa risolvere problemi più complessi, tutti i nostri problemi anche sociali e politici. Quindi esaminare con un grandissimo spirito critico gli aspetti sociali e tecnici all'interno della professione stessa di informatici. E dall'altra parte incoraggiare invece l'uso delle tecnologie per migliorare la qualità della vita degli umani. Questa era la missione della CPSA. E in effetti, negli anni successivi, un primo esempio, diciamo, di computer professional con una grande responsabilità sociale fu proprio David Parnas, che è uno degli ci si occupa di object-oriented programming nel mondo del software, conosce sicuramente David Parnas, uno degli scienziati, diciamo, di computer scientist più famosi, il quale è stato coinvolto nel panel, nel comitato scientifico del progetto Star Wars del governo degli Stati Uniti di allora, e David Parnas diede le dimissioni da questo panel, ma le sue dimissioni diventarono oggetto pubblico proprio per scatenare un dibattito sulle applicazioni militari dell'informatica. E la motivazione di David Parnas fu quella proprio che non possiamo delegare l'uso di lancio di missili intercontinentali al software, in estrema sintesi. Io voglio ricordare l'amico, anche un carissimo amico, Donald Gotterman, che è stato il principale artefice del primo code of ethics, il primo codice etico per i computer professional nel 1991, e recentemente è stato aggiornato nel 2018 dalla più grande associazione di informatici del mondo, l'ICM. Come vedete, mi hanno coinvolto anche nel panel che ha definito l'aggiornamento del computer professional nel 2018. Edward Snowden non ha bisogno di presentazioni, ma è una storia esemplare che può far emergere questo conflitto che sorge all'interno di grandi organizzazioni, soprattutto del ruolo dell'individuo che l'individuo si trova a svolgere all'interno di grandi organizzazioni, e la storia di Snowden è esemplare da questo punto di vista. La storia di Aaron Swartz è una storia tragica, purtroppo, proprio perché Aaron era un grande attivista del web, venne arrestato perché aveva scaricato articoli scientifici proprio per dimostrare con quel gesto provocatorio l'assurdità di rinchiudere articoli scientifici all'interno del database a pagamento, quando persino per gli autori stessi di quegli stessi articoli. Purtroppo si tolse la vita perché ebbe delle accuse gigantesche per un ragazzo così giovane. E quindi Lawrence Lessig pone la domanda a cui questo governo degli Stati Uniti, deve rispondere se era necessario che Aaron Swartz fosse additato come criminale. Ma un'altra storia esemplare, un altro pneumatologo. Laura Nolan, che delle dimissioni da Google di fronte al progetto Maven, perché non voleva essere coinvolta in questa applicazione di intelligenza artificiale per il Dipartimento della Difesa, questo nel 2018. Quindi questo tipo di storie, queste storie sono, gli umani hanno bisogno di storie, e sono storie che possono contribuire a migliorare questa sensibilità dei computer professional per quanto riguarda la responsabilità sociale. Dopodiché, come già stato accennato prima, sicuramente bisogna preparare la prossima generazione di computer professional, quindi nelle università, nei percorsi di formazione. Come si fa ad evitare di concentrarsi solo sugli aspetti tecnici, sottostimando o decontestualizzando, non tenendo in considerazione il contesto applicativo nel quale queste tecnologie vengono usate? E quindi come si fa a insegnare etica a un computer professional? E quindi qui viene messa seriamente in discussione il mantra un po' della Silicon Valley, no? Che queste giovani generazioni che poi diventano miliardari a 20 anni, che generano degli unicorni, che sono coltivati col mito del disrupt first, ask question later, no? Prima innova e poi poniti domande dopo, perché dobbiamo arrivare per primi. Ecco, later, stiamo scoprendo che later potrebbe essere troppo tardi, ma proprio per questo anche la Commissione europea, l'Europa, quando finanzia progetti di ricerca, parla di RRI, Responsible Research and Innovation, dove all'interno di un progetto comunque bisogna dimostrare di aver affrontato anche gli aspetti etici. E poi appunto l'idea di una slow tech, di una ripensare la tecnologia tecnicamente
tendendo verso un'informatica buona, pulita e giusta. Ora, per riuscire a introdurre un diverso modo di, diciamo, di coltivare la giovane generazione in questa area, si parte dal presupposto che la tecnologia non è neutra e la tecnologia e la società si plasmano a vicenda. E quindi se davvero la tecnologia non è neutra, emerge immediatamente la domanda: in quale direzione allora la plasmiamo? E quindi questo è il modello che è emerso, diciamo, nella comunità di docenti che si occupano di computer ethics, partendo anche declinandola con la raccomandazione dell'Europa per una responsible research and innovation, e questo, diciamo, è il classico metodo ormai che viene applicato in molti progetti di ricerca, partendo dall'identificazione degli stakeholder, un engagement con tutti gli stakeholder, stabilire delle relazioni, raccogliere i loro feedback, riflettere con le loro osservazioni, magari coinvolgendo gli stakeholder stessi, gli utilizzatori stessi, ad esempio, nelle primissime fasi di progettazione, includere questo nel processo dell'innovazione, cercando di anticipare il più possibile gli aspetti sociali, gli impatti sociali, ambientali e etici di quello che si sta sviluppando, e infine appunto guidare il progetto stesso nelle direzioni, raccogliendo. Quindi vedete, questo raccoglie il modello delle teorie dei sistemi a feedback o della cibernetica, dove appunto il timone viene aggiustato tenendo conto del contesto e di tutti gli stakeholder. Insieme ai colleghi abbiamo definito questo concetto di slow tech, cioè un'informatica buona, pulita e giusta, le tre domande chiave: per chi lo sto facendo, per quali scopi, che impatto ambientale ha, quali sono le condizioni di lavoro lungo tutta la filiera, quindi questa mediando gli stessi principi da slow food. E quindi, aprendo il capitolo slow tech, potremmo citare semplicemente una tecnologia buona, potrebbe essere una tecnologia socialmente desiderabile, una tecnologia pulita ambientalmente sostenibile, una tecnologia giusta eticamente accettabile. Solo per fare degli esempi, sul socialmente desiderabile ormai dobbiamo applicare assolutamente il principio dell'habeas data, quindi del privacy by design, quando progettiamo applicazioni complesse online, oppure parliamo di provare progettare una tecnologia con un approccio partecipativo, come abbiamo visto prima, quindi coinvolgendo anche gli utenti finali. Un esempio di tecnologia pulita potrebbe essere una tecnologia repairable by design, è appena stata approvata dal Parlamento europeo, no? Il nuovo principio del diritto alla riparazione, che nel mondo dell'informatica aprirà uno scenario completamente diverso. Immaginatevi la quantità di lavoro, di opportunità di lavoro anche che ci saranno per oggetti che prima erano destinati col principio dell'usa getta alla discarica, oggi invece dovranno essere riparabili. Quindi vorrei dire che i progettisti dovranno già in fase di progettazione pensare a come poterli riparare, senza citare anche l'impatto ambientale dal punto di vista del consumo di materiali di terre rare, senza pensare ai consumi elettrici di tutta la filiera dell'informatica. E quindi, diciamo, tecnologia pulita, digitale pulito, deve aiutarci a diminuire anche la CO2, quindi la sfida con il cambiamento climatico. Tecnologia giusta, dovremmo prima o poi chiederci in quali condizioni di lavoro, ecco, venendo dall'Olivetti, ovviamente per noi era importantissimo la qualità anche dell'ambiente, la bellezza del luogo di lavoro. Ecco, quindi dobbiamo porci la domanda se i diritti umani sono rispettati lungo tutta la filiera del digitale. Fortunatamente in tutto il mondo queste nuove generazioni sono aiutate con l'introduzione, a partire da computer science, a tutti i corsi di informatica. Qui vedete alcuni esempi dall'MIT a Stanford, a Harvard, in Europa sicuramente Cambridge, l'intelligenza artificiale etica. In Europa abbiamo uno dei più grandi centri europei dedicato al Center for Computer Social Responsibility alla De Montfort University, dove è nata, diciamo, la computer ethics in Europa. In Italia abbiamo, come esempi già citati prima, computer ethics al Politecnico di Torino e al Politecnico di Milano. Quindi qualcosa si sta muovendo. Qui vedete un interessantissimo paper appena pubblicato, che fa un'analisi di come la computer ethics viene insegnata in giro per l'Europa, che può essere un materiale di approfondimento per eventuali successivi.
Si pone poi la domanda, una volta che il computer professional termina il suo percorso di studi, anche se il digitale richiede un continuo aggiornamento, però prima o poi entrano in grandi organizzazioni, entrano nel mondo del lavoro vero e proprio, uscendo diciamo, dal percorso dell'educazione. E quindi a questo punto cosa può succedere in una grande organizzazione? Quali sono diciamo, i momenti di riflessione che possono crearsi all'interno di un'organizzazione? Allora qui facciamo un passo indietro. La domanda chi è un computer professional ha anche una risposta formale. E la Federazione Internazionale dell'Informatica, l'AIFI, International Federation for Information Processing, che è un ramo dell'UNESCO nato negli anni 60, che è un po' l'ONU dell'informatica, che racchiude tutte le computer society di tutte le nazioni del mondo, inclusa l'Italia con l'AICA, definisce, e questo è l'ultimo aggiornamento, chi è un computer professional o una computer professional? Chi è la persona? Quali caratteristiche deve avere? In estrema sintesi deve essere technically strong, ma come vedete al secondo punto deve essere ethically grounded, deve avere una competenza etica. Quindi oggi anche formalmente uno non si potrebbe definire un computer professional se non ha anche avuto questo tipo di formazione. Anche se non è stata sviluppata anche questa dimensione nel suo percorso di formazione. Ovviamente nel mondo dei professionisti, come dicevo prima, il Code of Ethics è un grande strumento di dibattito, è quello che sta avvenendo un po' quando abbiamo definito a livello internazionale come ACM questo Code of Ethics and Professional Conduct, viene usato questo come scusa per gli incontri con le imprese o con organizzazioni, imprese con organizzazioni industriali, sempre in Italia le associazioni industriali, di andare a dibattere quali potrebbero essere i principi utili per aiutare a minimizzare i rischi da errori non intenzionali, cosiddetti good guys. Un codice etico è utile per le persone che si pongono delle domande e quindi diciamo, aiutare il computer professional stessi ad affrontare questi dilemmi etici. Un'unica nota velocissima nel Code of Ethics, nel preambolo, che è la parte dei principi fondamentali, dice che in caso di conflitto la priorità va data al public interest. Quindi, per esempio, il conflitto di cui parlavo prima, la ricercatrice di Facebook, riceverebbe già una risposta nel Code of Ethics. Però il Code of Ethics non va inteso come la lista dei 10 comandamenti. Il Code of Ethics è semplicemente una serie di principi che servono per riflettere, per aiutare a riflettere nel mondo reale. Come sapete, a livello europeo, ci sono delle linee guida che possono essere utili per chi sviluppa sistemi di intelligenza artificiale, ma questo ormai è una questione nota. È solo un brevissimo cenno a uno dei principi, il fatto che l'umano deve essere tenuto nel loop, quindi human agency, e quindi come dicevamo prima, la totale delega alla macchina non rispetterebbe il principio numero uno. Concludo diciamo, con alcune considerazioni finali. Le tecnologie digitali consumano ormai il 10% dell'elettricità del pianeta e producono il 4% della CO2. Questo legato a un tema attualissimo che è quello del cambiamento climatico, che insieme a quello della pandemia impone a tutta l'umanità di riflettere collettivamente come possiamo affrontare questi temi. Anche il digitale può dare un contributo a questa riflessione, a decelerare, quindi introdurre un'abbondanza frugale, frugale dei consumi e abbondante nelle relazioni, per decarbonizzare, decentralizzare e digitalizzare, ma con sobrietà, proprio perché abbiamo visto prima che abbiamo bisogno di sì, usare bit per consumare meno, ma anche consumare meno per usare i bit stessi. Quindi, in conclusione, le persone esperte di informatica o computer professional sanno come è fatto un sistema e come funziona, è tempo di chiedersi come e perché progettarlo, chi lo userà, per quali scopi, fino alla domanda cruciale, se progettarlo. Una delle attività appena nate quest'anno è il gruppo di lavoro dell'etica dell'AICA, come dicevo prima, la Italian Computing Society sta dedicando un gruppo di lavoro esattamente a questi temi, proprio per migliorare sia i percorsi di formazione delle università, sia per migliorare, diciamo, per elevare il dibattito all'interno del mondo del lavoro. Io vi ringrazio per il vostro tempo e attenzione. Bene, grazie Norberto, è molto interessante come sempre. Allora,
Innanzitutto dico a tutti, mi sono dimenticata di dirlo prima e me ne scuso, che è opportuno rivolgere le domande a Norberto Patrignani usando la chat che vedete sulla vostra destra. C'è già una domanda, anzi due, e quindi te la passo. Allora, come si può regolare il conflitto tra modelli di business e ethics by design? Penso ad esempio allo streaming ad alta definizione nei confronti dell'inquinamento di CO2. Aggiungo una cosa perché se ne è parlato anche ieri di questo, sull'impatto ambientale, streaming ad alta definizione che comporta una responsabilità sia di chi produce dei servizi, ma anche di chi li consuma, quindi noi siamo anche consumatori digitali. Questa era la prima domanda, scusa, poi c'è un addendum che dice: e come si può fare enforcement dei principi? Sempre dalla stessa persona. Allora, sono due domande molto interessanti. Sorrido perché non so se vedete, sono nelle Marche, si vede un pezzo di panorama marchigiano. E ieri venendo in treno sul Frecciarossa, accanto a me c'era una signora e vedeva che stavo ormeggiando sul computer, stavo riflettendo su questa presentazione. Ecco, non nascondo che ieri stavo riflettendo su queste slide da discutere oggi. E questa signora a un certo punto, lei stava guardando in streaming appunto una serie televisiva sul Frecciarossa. E quindi mi fa la domanda, dice, ma di cosa si occupa? E quindi ovviamente si è scatenato il dibattito. Allora, è vero, gli utenti del digitale sono tra i principali stakeholder. Il principale, come abbiamo visto prima, è chi lo progetta, ma almeno tre stakeholder ci sono. Ci sono i progettisti, quindi le imprese che progettano, che tirano fuori l'innovazione e un'innovazione tale nel momento in cui va nella società, viene usata dalle persone. Il secondo grande stakeholder sono gli utenti stessi, come stiamo dicendo, c'è un terzo stakeholder nella rete minima di stakeholder, sono i policy makers, chi fa le norme, chi fa la. Ora, nel dibattito sviluppato stamattina abbiamo introdotto un quarto stakeholder, chi si occupa della formazione dei computer professional, quindi il mondo dell'educazione. Allora, come si fa a introdurre Ethics by Design in un'applicazione, per esempio, dello streaming? È vero, ma anche i social network sono gli utenti stessi che, presi da questa dipendenza, alimentano i big data delle big tech. E quindi è sempre, no, allora si comincia dall'alto o si comincia dal basso? Si comincia da tutte e due. In una visione sistemica, come ci stanno insegnando la complessità dei problemi che abbiamo di fronte, richiede una visione, richiede infrastrutture, queste infrastrutture condizionano dei pattern comportamentali e poi ci sono i singoli comportamenti. È tutto connesso, no? È ovvio che una droga, la chiamo io, queste applicazioni che creano dipendenza, e oggi ormai abbiamo le prove non solo da Facebook, abbiamo anche, diciamo, ahimè, i ricercatori che hanno collaborato con i loro laboratori, che per esempio si chiamano Persuasive Technology, tanto per non andare lontano. Quindi è vero, si parte dall'alto e dal basso. E in questo dialogo, ieri, in questa conversazione su Frecciarossa con questa signora, io con molta cautela, con molta, ovviamente per stimolare la discussione, dico: ma lei sa come funziona? Ma lei si occupa di computer? Sì, dico. In parte, ormai ho una certa età, non sono più, però dico, le posso dire qualcosa di cosa c'è dietro questo, no? E questa signora, ho capito che non aveva la minima idea di cosa stava facendo, di cosa ci fosse dietro, no? Della quantità di router, di network che ci sono, di data center e quindi dei consumi, ma anche di conoscenza che c'era dietro questa cosa, no? E la complessità che c'è dietro. E chi si muove in superficie spesso non ha. Allora, una delle raccomandazioni che dobbiamo sicuramente cominciare ad affrontare è il tema della complessità. La complessità, invece, il mercato semplifica molto perché deve vendere e quindi nasconde spesso questa complessità. Come si fa a disegnare un'applicazione Ethics by Design è una domanda ancora più complessa della domanda stessa, perché implica quel processo a feedback che abbiamo visto prima andrebbe applicato, ma per applicarlo richiede appunto che il team di progetto stesso sia aperto e si dia il tempo giusto per
riflettere su tutte le dimensioni e quindi per esempio disegnare una rete di stakeholder la più estesa possibile, incluso l'ambiente. La seconda domanda invece era quella... No, aspetta un attimo, mi viene da dire, con piccolo commento, che serve quindi fare educazione digitale e quindi etica digitale, non solo a livello, per quanto riguarda il sistema dell'istruzione, a livello universitario, perché forse è già un po' tardi, cioè bisogna iniziare dalle scuole elementari. Così come diceva Camilleri, che per sconfiggere la mafia in Sicilia ci voleva un esercito di bravi maestri elementari. Cioè dobbiamo insegnare questo tipo di implicazioni e di responsabilità, ovviamente con un linguaggio adeguato, ai bambini. Che usano gli strumenti. Mi cogliete nelle Marche proprio perché sono dentro l'impresa Loccione, che è un po' la piccola Levetti marchisana, e all'interno di tanti progetti c'è un progetto proprio con le scuole del territorio, elementari, medie e superiori, quindi non l'università, che abbiamo chiamato appunto dal coding alla saggezza digitale, proprio per affrontare proprio questo tema. Sì, non so se ho risposto alla prima domanda, però è un dibattito. No, direi di sì. La seconda domanda era invece... c'era un addendum che diceva come si può fare enforcement dei principi. Ti leggo anche un'altra domanda perché ne arrivano. Dice grazie da Pietro Giar, grazie Norberto, oggi pomeriggio vedremo anche come le aziende in Europa centrale iniziano a guardare politiche di responsabilità digitale dell'impresa. La corporate digital responsibility, quindi come associare, come connettere corporate digital responsibility con... quella, diciamo, della Corporate Social Responsibility, certo. E in particolare dice i vostri studi sui codici etici sono connessi anche con l'emergente CDR. Spero di non dimenticarmi, come al limite ricordarvi, la domanda... Prendiamo la parte finale, i vostri studi sui codici etici sono connessi anche con l'emergente CDR, la Corporate Digital Responsibility. Allora, il tema della norma e della, come la prima domanda era quella sulla intersezione. Come si può fare enforcement dei principi? Allora, l'enforcement, io non posso, l'etica per definizione è un generatore di domande, è l'arte di porsi domande, è un ramo della filosofia, è un processo senza fine, è un processo che migliora le domande sempre più profonde che ci possiamo fare e che quindi ci può aiutare. Ma è in piena autonomia, non si può fare enforcement dell'etica, l'enforcement si può fare delle leggi. Allora, qual è l'intersezione tra questi due insiemi, tra cos'è legale e cos'è la riflessione etica? Allora, il legale, l'aspetto legale viene dibattuto e deciso nei parlamenti, nei regimi democratici, l'etica si sovrappone parzialmente con la legge. Infatti abbiamo alcuni esempi di leggi che non rispettano assolutamente i principi dell'etica a livello personale. Faccio solo un esempio banale, no? La legge di segregazione razziale negli Stati Uniti negli anni 50 era legge, era discussa e approvata dal Parlamento, ma era inaccettabile dal punto di vista etico. Quindi sono due mondi che si intersecano, si complementano, ma non possiamo confondere l'uno con l'altro. Ognuno ha la propria dignità e la propria... Diciamo che partendo dall'alto, riuscendo a imporre dall'alto delle leggi, ovviamente condiziona molto la società, ma come abbiamo visto prima, ma abbiamo bisogno anche di un lavoro dal basso, a livello di persone, e migliorare la consapevolezza. Quindi l'enforcement è una parola che forse nel mondo dell'etica trova difficoltà la propria collocazione. L'altra domanda, scusate, qual era? Era se gli studi sui codici etici sono connessi anche con l'emergente CDR, la Corporate Digital Responsibility. Sì, cioè, non sono esplicitamente connessi, ma lo sono con molta naturalezza inclusi. Immaginatevi un'impresa che da sempre magari fa i tre bilanci, quello sociale, anche il bilancio etico, anche il bilancio ambientale, per esempio, no? A questo punto una delle questioni sul bilancio ambientale non è solo usiamo carta riciclata così, ma magari cominciare a specificare i computer dove vengono acquistati, che software viene installato, quanto consuma in termini di energia, come gestisce la chiusura del ciclo di rifiuti
informatici questa impresa, sono dettagli che tipicamente in un bilancio ambientale di un'impresa con una grande responsabilità sociale non venivano mai affrontati. Beh, è arrivato il momento di affrontarli. Solo come esempio, ecco, poi. Sì, scusa, poi c'è un'altra domanda che però cui ho già risposto col discorso dell'enforcement dei principi, che diceva: se gli informatici sono così avanti nella riflessione sull'etica, perché le leggi sono così indietro? Ma hai già parlato. No, io vorrei subito, gli informatici non sono così avanti. Beh, diciamo, sono un po' più avanti. Sono un po' più avanti. Cioè, non vorrei... in Europa, diciamo, il mondo dell'informatica dipende. Poi, appunto, la domanda è chi è il computer professional o la computer professional? Quando è che una persona si può definire computer professional? Questa è una grande domanda, perché questo insieme è indefinito come... Quindi è vero, c'è una riflessione per introdurre nei percorsi di formazione nelle università questo, ma come abbiamo visto, se facessimo la lista di quante università in Italia dove si insegna a programmare, insegnano anche, è incluso anche una computer ethics, i numeri non sono molto grandi. Quindi diciamo, è l'intera società che deve su questo punto superare questa distinzione tra mondo umanistico e mondo scientifico che ha creato molti danni, insomma. Dovremmo creare dei percorsi un po' più interdisciplinari, tutti quanti, ecco, non sono informatici. Senti, ho io una domanda. Passando appunto a una scala superiore, quindi guardando il discorso dei policy makers, come possiamo fare perché e come possiamo stimolare un dibattito? Perché chi si occupa, chi fa scelte, i decisori politici considerino l'infrastruttura digitale come un'infrastruttura critica e non quindi deleghino completamente la gestione, la messa a punto, lo sviluppo di queste infrastrutture ai giganti del web, con le ripercussioni tremende che noi sappiamo. Stamattina c'è stato un intervento interessante sulle politiche di Amazon, ad esempio. Certo. Io rispondo citando il mio collega ed amico Juan Carlos De Martin, che dice: i policy maker devono cominciare a studiare. Come possiamo stimolarli a studiare? Sintetico, ma perché negli anni 80-90 l'ubriacatura, diciamo, iperliberista, no, ha portato a trascurare molti aspetti della società, e quindi molto è stato delegato alla tecnica, alla tecnologia e al mercato, dimenticando appunto il ruolo delle democrazie, dei parlamenti, delle leggi, come dicevamo prima, e anche il ruolo del sistema educativo. E quindi questa delega in bianco alle tecnologie, la deregolamentazione completa del mercato, per esempio negli anni 90, possiamo mettere una data specifica quando è cominciata questa storia, anche se la storia dell'informatica ha molte stagioni, però l'anno 1996 la vorrei ricordare, perché è l'anno in cui negli Stati Uniti, il Congresso degli Stati Uniti approva il Telecommunication Act, che tra le altre cose aveva tre cose fondamentali che hanno cambiato lo scenario del pianeta, oggi ci stiamo rendendo conto. Uno era la detassazione, due era deregolamentare l'antitrust, quindi monopoli a go-go, e terzo, ma non ultimo, non meno importante, la irresponsabilità sui contenuti. Questi tre passaggi hanno plasmato, hanno lasciato delega in bianco alle big tech, quelle che oggi chiamiamo big tech, e anche l'Europa, ahimè, oggi si trova a rincorrere questo, perché il Digital Service Act, questo tentativo, no? Giustamente, era ora, no? Che anche come europei ci svegliassimo. Pensate alla Shoshana Zuboff, dice: cari europei, o lo fate voi, questo non lo fa nessuno, voi in Europa avete una storia, una cultura, una tradizione diversa rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Cina, per esempio. In Europa c'è una grande opportunità per finalmente normare anche questo mondo. Ma la domanda è: forse dobbiamo recuperare anche quello che abbiamo buttato dalla finestra negli anni 80-90, che era il digitale europeo, un'industria digitale europea, un'infrastruttura europea dell'informatica, non c'è nessuna piattaforma europea. E allora forse è arrivato il momento di riflettere anche su questo. Se davvero queste infrastrutture, possiamo discutere fino a che punto, sono però considerate critiche, e allora io dico che non solo l'hardware, ma anche il software, il sistema operativo,
quando si è discusso in piena pandemia che c'era bisogno, adesso senza entrare nel merito dell'app, che c'era bisogno di andare a modificare nel sistema operativo Android, l'iOS, bisognava chiedere a Apple, a Google, per favore cambiate il sistema operativo. E loro, allora ci siamo resi conto come europei che non avevamo un sistema operativo nelle nostre mani. Ora, venendo dalla storia Olivetti, dove i sistemi operativi li facevamo noi, sappiamo perfettamente che era possibile un percorso diverso nella storia. Però studiare anche la storia dell'informatica può essere utile per recuperare forse dei percorsi che abbiamo buttato via dalla finestra, forse troppo velocemente. Non so se ho posto la tua domanda. Sì. Poi come farle? Chi farle? E quindi la prova ne è stata che di fronte all'emergenza sono state consegnate le chiavi in mano le scuole di un intero continente ai Big Tech con la didattica a distanza. Ma questo è un dibattito che penso avete già sviluppato in altri interventi. Va bene, dunque abbiamo ancora qualche minuto, quindi ti faccio ancora un'altra domanda, no? Allora, so che tu ti occupi di software libero da tempo. E in questi giorni, in particolare nel panel che ho moderato io ieri, è venuto fuori l'importanza dei dati. Allora, e dei dati come addirittura stiano acquisendo un ruolo preponderante anche rispetto agli algoritmi, no? Basti pensare al tema dei pregiudizi, dei bias nell'intelligenza artificiale. Allora, la domanda è, nel campo del software libero c'è un dibattito per come dire, ricalibrare la visione e i valori alla base appunto del concetto di software libero rispetto a questo problema dei dati? Sì, assolutamente sì. Infatti l'ultimo Linux Day l'abbiamo intitolato La conoscenza come bene comune, no? E ovviamente abbiamo... Ieri abbiamo parlato dei dati, dell'iniziativa Dati Bene Comune, tra parentesi. Sì, okay. Il sottotitolo era del Linux Day in tutta Italia era Dati, ma dati a chi? No? Congiocando sul doppio significato. Sì, è una riflessione aperta, però qui ho aperto una parentesi sul grande dibattito che c'è negli anni 90, addirittura tanti anni fa, nel mondo tra software libero e software proprietario. Come sapete, questa discussione, it's over, come dicono i nostri colleghi statunitensi, il software libero ha vinto, tra virgolette, cioè tutti i big tech hanno preso a piene mani il software libero. Tutte le grandi piattaforme girano sul software libero proprio perché l'affidabilità, no, del lato server soprattutto è indiscutibile. Quello che è sfuggito, no, al mondo del software libero è che il fatto stesso di rendere disponibile il codice, giustamente il codice, se qualcuno riesce a usarlo anche per sviluppare applicazioni discutibili, no, non può essere il mondo software libero che può risolvere, ma ci sono i policy maker, come dicevamo prima, ci sono le altre dimensioni, no? Non può essere tutto delegato alla tecnologia, no? E quindi questo era sfuggito, questo dibattito. Quando attorno agli anni 2000 è nato il cloud computing, quindi la ricentralizzazione delle architetture informatiche, e quando si è visto che tutto il dibattito sul software libero era praticamente sorpassato, perché una volta che io dipendo da un centro e devo connettermi a questo centro per fruire dei servizi, questo centro io non so neanche su quale tipo di software gira. Oggi sappiamo che gira sul software libero, tutte le piattaforme. E allora il problema si sta spostando. Come interpretiamo? E dobbiamo in effetti anche noi stessi fare una riflessione, no? Come persone che sono attente appunto anche alle questioni delle etiche delegate al software stesso, una riflessione sulla domanda che emerge, insomma, perché quando io non amo il termine intelligenza artificiale, ma diciamo un programma software, un algoritmo che si calibra con tanti dati, ecco, mettiamola così, a questo punto l'algoritmo è un di cui, ma sono i dati il Esatto. vero driver, il vero progettista, paradossalmente, no? Delego al dato l'affinamento, la calibrazione dell'algoritmo. E quindi si pone seriamente la domanda della trasparenza. Mentre il codice nel mondo del software libero si è affermato come deve essere trasparente,
proprio perché insomma, la dimostrazione è che tutte le agenzie di sicurezza del mondo usano software libero perché è l'unico dove posso fare degli audit e posso andare a vedere se ci sono backdoor. L'audit di una macchina cosiddetta di intelligenza artificiale che si calibra con tanti dati, come faccio a farla? Come faccio a ricostruire i passaggi di stato man mano che alimento questa macchina con tanti dati? E allora si sta discutendo, appunto è un dibattito molto aperto, cominciano ad esserci i primi risultati interessanti su quali sono i dataset, per rendere espliciti i dataset che sono stati usati per allenare, tra virgolette, questa macchina. È un dibattito aperto, questo dove, almeno a me sfugge ancora qual è i primi risultati consolidati di questo dibattito, ma è sicuramente un nodo aperto per il futuro, abbiamo tanto lavoro ancora da fare.